Bene arrivati, ben arrivate, grazie a tutti per essere venuti, grazie agli interpreti che ci aiuteranno. Io passo immediatamente il microfono alla segretaria internazionale della Fedicams, Giuliana Mesina. E poi ovviamente vi verrà data tutta l'illustrazione da parte del coordinatore Gabriele, che è affianco a me. Come diceva lui, io sono Giuliana Mesina, sono una segretaria nazionale della Fincap CGL, ho la delega alle politiche globali, quindi anche internazionali, diciamo. E oggi, come dire, cominciamo appunto questi lavori e mi fa piacere passare immediatamente la parola al segretario generale della Fincap di Firenze, quanto città ospitante, diciamo con molto piacere vi farà un saluto anche a nome delle altre organizzazioni FISASCA, Gentux, Fiorentine, e quindi subito ve lo presento, Massimiliano. Sì, buongiorno a tutti, io a nome delle federazioni di CGL, CISL e UIL, dei lavoratori del commercio, del turismo e dei servizi, intanto vi do il benvenuto, voglio dire, a Firenze, siamo in una sala, diciamo, di una grande infrastruttura fiorentina, la Fortezza d'Abbasso, cioè questa, come avete letto sicuramente, è un luogo tra l'altro che viene, come si dice, organizzato da lavoratori i quali noi rappresentiamo, quindi sono i lavoratori, voglio dire, del polo fieristico, perché questa è una, diciamo, una struttura che ospita, diciamo, i momenti più importanti della città dal punto di vista dell'esposizione, dal punto di vista, voglio dire, dei convegni e dei congressi. Quindi noi siamo quella organizzazione sindacale appunto, e rappresenta anche questi lavoratori. Quindi io non voglio dilungare molto i lavori, ricordo ovviamente il saluto, il benvenuto delle organizzazioni sindacali e vi auguro soprattutto un buon lavoro in questi due giorni. Grazie. Grazie Massimiliano. Ora, non tanto perché io di origine sia fiorentina, però in generale, diciamo, anche come Fincap nazionale abbiamo pensato che fare queste conferenze, quindi fare lavorare in questi giorni in questa città, fosse un valore aggiunto. Ci auguriamo che anche nelle prossime ore per tutti voi essere qua diventi un valore aggiunto di queste giornate. E anche per questo ovviamente abbiamo invitato, abbiamo anche avuto il piacere, insomma, di avere qua l'assessore Pietro Roselli della provincia di Firenze, assessore all'agricoltura, proprio perché il benvenuto di questa città diventa un benvenuto anche a livello provinciale, anche per l'importanza ovviamente di trovarci qua in questa struttura, come diceva Massimiliano, anche in concomitanza con una manifestazione che qua è molto importante, avete visto che si chiama Terra Futura, magari nei prossimi giorni avrete modo anche di visitarla, che non a caso parla di sostenibilità, quindi ovviamente, insomma, ci sentivamo sicuramente in un clima per noi molto piacevole, nel quale ci sentiamo un po' a casa. Do subito la parola all'assessore Pietro Roselli. Grazie, rivolgo molto volentieri un saluto agli organizzatori e a tutte le delegazioni che sono convenute a Firenze per questa importante assise in ordine alla organizzazione sindacale sovranazionale, perché io mi occupo di agricoltura nella provincia di Firenze. Voi siete di settore, sui servizi, commercio, artigianale, commercio e turismo, che è molto affine, soprattutto è affine ad una moderna agricoltura come c'è oggi in Europa, che è un'attività di multi servizi. Qui è tipico in Toscana delle attività agricole siano intimamente connesse con l'attività della ricettività, dell'agriturismo, dell'ospitalità, dei beni culturali. E cosa accade? Accade quello che voi oggi vi ponete come questione di contrattazione che
non è più nell'ambito dell'azienda a sé stante isolata, anche nel settore, nel mio settore dell'agricoltura, ero stamani mattina nei pianti all'incontro di un'azienda che appartiene al gruppo Behringer, a sua volta nella holding del gruppo Forst, multinazionale australiano, e quindi quella piccolina o piccola azienda nel pianti sta in relazioni internazionali in ordine all'attività marketing di proprietà, e quindi anche come dire, i diritti e le condizioni di lavoro hanno, devono avere questo tipo di relazioni. Il nostro mondo occidentale si era illuso che poteva reggere i processi di mondializzazione della concorrenza delocalizzando le attività laddove il costo del lavoro era inferiore. È stata una pia illusione trasferire in Romania o in altre parti le attività del mondo. Noi dobbiamo invece partire dal rispetto dei diritti, della corretta organizzazione del lavoro, della qualificazione del prodotto, perché solo così si può reggere la concorrenza e continuare ad affermare nel nostro vecchio continente buoni servizi, buoni lavori e anche una buona produzione manifatturiera che sta rende ancora capace di competere sulle piazze internazionali. Quindi il nostro è con grande soddisfazione un augurio di buon lavoro qui a Firenze su un tema oggi fortemente importante e attuale. Grazie all'assessore, anzi mi dà, come dire, il gancio per proseguire, diciamo, in queste prime immagini e prime parole di benvenuto, perché in questi giorni parleremo di multinazionali, parleremo di globalizzazione e noi avevamo invitato Francesco, per gli amici Francuccio Gesualdi, che molti di voi conosceranno, no? Il fondatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo, la persona che qui in Italia ha lavorato moltissimo per il concetto di consumo critico e con il quale nelle ultime settimane, negli ultimi mesi anche noi abbiamo lavorato molto nell'ambito delle campagne abiti puliti. Che peraltro in queste ultime ore, in queste ultime settimane, diciamo, hanno ottenuto il grande successo, purtroppo successivo al crollo del Rana Plaza a Dhaka, che tutti voi avete visto, che ha provocato più di 1000 morti. Non poteva essere presente a portarci la sua testimonianza per quello che riguarda ovviamente, diciamo, la cooperazione e la solidarietà a livello globale che cercano ovviamente, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, di innalzare le condizioni di lavoro e le tutele, onde evitare appunto questi effetti delle delocalizzazioni e degli effetti negativi di una globalizzazione che va alla ricerca di condizioni disumane di lavoro per risparmiare, ovviamente per innalzare i profitti. Quindi Francesco Gesualdi non poteva essere presente, però è stato così cortese da inviarci un video messaggio che noi ora cercheremo di farvi vedere al meglio e sentire al meglio, dove lui stesso fa l'accenno ovviamente alle campagne abiti puliti che noi ritenevamo fossero molto in tema in due giornate in cui si parla di multinazionali transsettoriali, proprio perché tra l'altro anche in questo settore e noi ne siamo coinvolti nell'ultimo pezzetto della filiera, perché occupandoci di commerciare magari appunto anche prodotti di abbigliamento, e appunto con molto piacere vi portiamo anche il saluto di Francesco Gesualdi. Buongiorno, sono Francesco Gesualdi e desidero portare il saluto del Centro Nuovo Modello di Sviluppo e della campagna Abiti Puliti, due organizzazioni di cittadinanza attiva che si battono a fianco dei lavoratori del sud del mondo per la difesa dei loro diritti sindacali. Il nostro ambito specifico di attività è quello del settore abbigliamento e calzaturiero, che prima degli altri hanno cominciato i processi di delocalizzazione produttiva.
sono questi due settori ad ampia frammentazione dove i grandi marchi che possiedono i marchi stanno abbandonando quasi totalmente la produzione per concentrarsi invece soltanto sulla fase commerciale e delegano alle imprese terze del sud del mondo l'appalto della produzione dei loro capi di abbigliamento. Noi interveniamo sempre su richiesta dei lavoratori ogni volta che si verifica una violazione dei loro diritti e il nostro compito specifico è quello di intervenire presso i committenti facendo tutta la pressione possibile attraverso i mezzi di informazione e attraverso l'invio di messaggi da parte dei consumatori e dei cittadini per indurli ad intervenire presso i loro fornitori affinché cambino i comportamenti nei confronti dei loro lavoratori. Siamo intervenuti in questi ultimi anni a fianco di lavoratori indonesiani, a fianco di lavoratori vietnamiti, cinesi e purtroppo anche bengalesi, soprattutto per quanto riguarda incidenti che compromettono addirittura la vita di questi lavoratori. E fra gli incidenti ultimi che sono avvenuti sicuramente c'è l'incendio alla fabbrica Tazrin di circa un anno fa, che ha ucciso circa 115 persone e l'ultimo in ordine di tempo, forse il più grave addirittura nella storia della produzione industriale, il crollo del Rana Plaza che ha ucciso 700 lavoratrici. E purtroppo ecco, in queste situazioni succede sempre che c'è un grande rimbalzo di responsabilità. I committenti rifiutano di pagare adducendo così il pretesto che loro non sono responsabili diretti della produzione, i proprietari delle imprese non pagano adducendo come pretesto che oramai si trovano in grande difficoltà economica e la conclusione è che le vittime non ricevono nessun tipo di indennizzo da parte di chi che sia. Ecco, noi crediamo che in queste situazioni debba valere il principio della responsabilità in solido, in quanto tutti i soggetti che si avvalgono dei vantaggi della filiera produttiva trasferita in questi paesi dove la licenza di sfruttamento è così alta, poi debba così spingerli ad assumersi la propria responsabilità quando avvengono questi disastri che appunto compromettono le vite umane. La nostra possibilità di riuscire nella nostra azione di sostegno sarà tanto più alta quanto più riusciamo ad ottenere così solidarietà e a creare alleanze a tutti i livelli, per cui noi ci auguriamo fortemente che da parte delle organizzazioni sindacali, sia quelle italiane ma anche quelle europee, ci sia così la disponibilità a collaborare sempre di più tutti assieme per riuscire a far trionfare i diritti sindacali dei lavoratori del sud del mondo così spesso messi a repentaglio. Ecco, con questo augurio di una collaborazione futuro, io ripeto di nuovo l'augurio di buon lavoro da parte delle vostre due conferenze. Grazie. Grazie a Francesco Gesualdi e adesso, come dire, entriamo veramente nel merito del progetto del quale ci occupiamo questo pomeriggio e domani nel corso di tutta la mattinata, il progetto Mummia. Non mi dilungo nello spiegare neanche l'acronimo, lascio questo compito al nostro coordinatore Gabriele Guglielmi, che è coordinatore di tutta l'attività internazionale per la Filcams CGL nonché coordinatore di questo specifico progetto, quindi nessuno meglio di lui lo può illustrare in dettaglio. Si tratta di un progetto che, come avete visto anche dalla cartellina, ha numerosi partner, quindi comunque è un'ampiezza non solo per il tema che tratta ma anche per le organizzazioni e per le strutture che coinvolge, ha un'ampiezza davvero multinazionale. Basta vedere, insomma, anche oggi in sala abbiamo molti paesi rappresentati anche negli ospiti ma anche, insomma, nelle persone che sono venute a informarsi rispetto a questo progetto. Quindi passo subito la parola a Gabriele.